Ciao ragazze, continua la mia collaborazione con il sito SummyDress che come molte di voi sapranno è un sito super low cost che vende oggetti di vario tipo. Mentre la volta scorsa ho comprato solo oggetti di bigiotteria, questa volta ho voluto provare anche i pennelli per farvi sapere un po' come sono. Mi è incuriosito molto questo kit di pennelli, più che altro per la confezione in cui era contenuto. Ovvero in questa specie di portapennelli, a mio parere molto molto comodo. Fuori c'è scritto MAC, ma ovviamente non sono assolutamente di MAC. Questo si apre con la cernierina e all'interno si trovano le varie sezioni in cui mettere i pennelli e questa sorta di taschino centrale, ecco qui, con la cerniera in cui si possono mettere altri pennelli. Come vedete sono un pochino sporchi, scusate, ma li ho usati parecchio ultimamente. Si trova prima un pennello da cipria. Devo dire che questo qua ha perso tantissimo, tantissimo colore. Prima di utilizzarli li ho lavati tutti benissimo con acqua e sapone e disinfettati perché comunque essendo così a basso prezzo non so che trattamenti abbiano passato prima. E effettivamente questo nero perdeva tantissimo, tantissimo colore. Ho dovuto fare diversi lavaggi, l'ho fatta asciugare al sole e all'aria e poi io ho fatto un altro lavaggio ed effettivamente adesso non perde più colore. Devo dire che è abbastanza morbido e mentre all'inizio prima di lavarli perdevano un po' di peli, quasi tutti, adesso effettivamente non ne perdono più altri. Poi all'interno della pochette c'era questo pennello a doppia sfibra che è l'unico pennello della serie che non uso praticamente quasi mai perché è un pochino scarno. Sempre per la linea viso c'è all'interno un pennello così angolato, in realtà è bianco. Devo dire, questo pennello qua è duro, ha le setole dure, quindi dà un po' fastidio sul viso. Le setole non sono tutte uniformi e prima del lavaggio perdeva molte setole anche questo. E infatti è anche molto scarno anche questo, non è molto pieno, però nonostante tutto lo utilizzo praticamente tutti i giorni perché tutti gli altri ce li ho a lavare, tutti gli altri pennelli ce li ho a lavare, quindi lo utilizzo lo stesso benissimo tutti i giorni, però è un pochino punge, non è neanche il massimo della qualità, ma si può usare tranquillamente lo stesso, soprattutto per fare contouring e cose del genere. È molto piccolino, quindi va bene solo se avete un viso proprio piccolo. Poi passiamo ai pennelli per gli occhi, anche questi scusate sono sporchi ma ho fatto proprio un lavoro teatrale. Non so se l'avete visto sulla mia pagina Facebook e ancora non li ho lavati. E devo dire che per quel lavoro teatrale mi sono trovata benissimo perché ho utilizzato i colori, gli ombretti, quelli in crema, i colori grassi. E queste setole qui per gli ombretti in crema sono fantastiche. E devo dire che non perdono neanche peli e sono molto molto precisi. C'è prima un pennellino di questo tipo a lingua di gatto che va bene anche per il rossetto. Un altro pennellino che è una sorta di pennellino eyeliner però molto molto più grosso, ma comunque è molto utile secondo me però sempre per fare dei lavori di precisione, quindi può essere come un lavoro per il rossetto o qualcosa di artistico come quello che ho fatto io. Un altro pennello piatto e tondo, sembra più che altro un pennello da, come dire, anche da correttore magari, solo che è un po' piccolino. E alla fine un pennello così, proprio piatto e quadrato, ottimo per delle linee precise. E infine c'è un altro pennello, questo qua molto più morbido, una sorta di pennello da ombretto, anche questo però devo dire che purtroppo punge e perde qualche pelo, quindi se avete gli occhi sensibili non ve lo consiglio. Alla fine devo dire che... Cioè, io avevo delle basse aspettative rispetto a questi pennelli, ma quello che mi interessava a me era proprio la pochette, perché comunque questa qua, sicuramente questa estate me la porterai in viaggio perché è comodissima. Ho scelto questo kit di pennelli davvero solo per la pochette, perché è fantastica. Poi ho voluto provare anche i pennelli che ovviamente non sono niente di che, ma la pochette secondo me vale tutto. E in tutto costano, tutti questi pennelli, tutto il kit costa più o meno 12,20 dollari, che in euro oggi sono 9 euro.
Per il resto invece ho voluto riprendere delle cosine di bigiotteria perché comunque mi sono piaciute molto e ho preso questi orecchini qui a forma di cuore che secondo me sono molto molto carini e non mi danno neanche fastidio, quindi penso che siano nickel free. L'altro prodotto che mi hanno inviato invece è questo bracciale, in realtà è un kit di vari bracciali, così, che si possono usare sia singolarmente che tutti insieme. Devo dire che non tutti mi piacciono e già comunque lo avevo intuito dalla foto, però l'ho preso lo stesso perché ce ne sono alcuni che abbinati secondo me sono molto carini, per esempio questo che si abbina agli orecchini, magari con questo con semplice bracciale in metallo, e questo qui. Questi qua invece sono un pochino più pacchiani, quindi non penso che mai li utilizzerò. Però anche questo è molto carino, è abbastanza veritiero rispetto alla foto. Comunque mi raccomando, vi consiglio di guardare le foto postate dalle persone. Se guardate sul sito Stamitest, sotto ogni articolo c'è uno spazio in cui le persone postano le foto che fanno proprio loro dei prodotti. Vi consiglio di guardare quelli per vedere un po' le caratteristiche e la foto veritiera del prodotto. E questi bracciali costavano $4,47, oggi sono più o meno €3,30. Infine ho preso questa collana, che in realtà è una collana di quelle lunghe, solo che adesso per fare il video vi ho fatto un nodino qui, così per renderlo un pochino più corto e farvela vedere. È una collana molto molto carina, secondo me, soprattutto poi quando la metto lunga. Adesso così corta non dice niente di che, ma lunga è molto molto carina e forse è la cosa che mi piace più di tutte perché assomiglia molto comunque alle collane che si vedono da stesso Rise, però costano un botto di soldi. In questa casa costava $2,59, che più o meno corrisponde a poco più di €1,80. Per quanto riguarda la spedizione, ci ha messo, mentre l'altra volta ci ha messo forse 2 settimane, questa volta purtroppo ci ha messo un mese, praticamente un mese intero. Infatti pensavo di aver perso il pacco, che me l'avessero fermata la dogana o non so, invece mi è arrivato e mi è arrivato con raccomandata, quindi il postino mi ha fatto firmare. Spero che il video vi sia stato utile, andate a guardarvi pure il video dell'altra volta per saperne di più su questo sito, scrivetemi nei commenti le vostre opinioni, i vostri pareri, se avete già acquistato da questo sito, perché possono essere comunque utili a tutti. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!